Questa modella e attrice indiana è Poonam Pandey e venerdì 2 febbraio sul suo account Instagram è stata dichiarata morta. Il giorno dopo però lei pubblica un video dicendo che ha finto la sua morte per un motivo ben preciso. Tutto ciò scatena un enorme dibattito e voglio sapere cosa ne pensate voi. Appunto, venerdì 2 febbraio sul suo profilo compare questa storia pubblicata presumibilmente dal suo staff. Questa è una mattinata dura per noi. Siamo profondamente dispiaciuti di informarvi che abbiamo perso la nostra amata Poonam a causa del tumore della cervice. Alla notizia seguono migliaia di commenti di cordoglio da parte dei suoi follower, oltre 1.300.000, e di altre star e colleghi di Bollywood. Anche la sua pagina su Wikipedia viene aggiornata con il giorno della sua morte. Il giorno dopo, però, Pandey pubblica una serie di video che ottengono milioni di visualizzazioni. In questi l'attrice annuncia di essere viva e di stare bene e chiede scusa a chiunque abbia fatto soffrire. La sua intenzione, come spiega lei stessa, era quella di provocare uno shock collettivo che spingesse le persone a parlare di più di tumore della cervice. Insomma, l'obiettivo era sensibilizzare. Pandey si dice infatti orgogliosa della risonanza avuta dalla notizia della sua morte perché all'improvviso stiamo parlando tutti di cancro della cervice. Questi video scatenano subito una fortissima polemica. C'è chi dice sì, non si parla abbastanza di questo tumore, ma che quello che ha fatto è comunque ingiustificabile. C'è chi sostiene che avrebbe potuto trovare tanti altri modi creativi per sensibilizzare. C'è chi l'accusa di volere solo attenzioni. C'è la critica di essersi mostrata insensibile nei confronti di chi combatte veramente contro il cancro o di chi ha perso una persona cara. Sabato 2 febbraio l'agenzia di social media Ashbang, ideatrice della campagna, si è scusata con coloro che si sono sentiti feriti. In questo post barra comunicato dichiara: le nostre azioni sono state guidate da una missione, aumentare la consapevolezza sul cancro della cervice. Nel comunicato si legge anche che la madre di Pandey ha combattuto in passato con il cancro della cervice e che quindi lei stessa comprenderebbe l'importanza della prevenzione e della consapevolezza, soprattutto quando è disponibile un vaccino. Ma le reazioni negative della campagna non si sono placate. In generale, il gesto di Pandey ha portato le persone a chiedersi se sia giusto che l'efficacia e la risonanza prevalgano sull'etica quando si tratta di creare campagne sensibili come questa. Voi che ne pensate, considerando che effettivamente questa strategia ha portato a parlare di tumore della cervice? A prescindere da ciò, comunque, è sempre bene fare prevenzione. In Italia, i dati del report I numeri del cancro in Italia 2023 evidenziano che il tumore della cervice uterina è, dopo quello della mammella, il secondo tumore per frequenza tra le donne. Nel 2022 ha causato, pensate, 2.500 morti. Uno dei principali fattori di rischio per il tumore della cervice è l'infezione da papillomavirus umano, o HPV, che si trasmette soprattutto per via sessuale. Molte delle infezioni da papillomavirus regrediscono spontaneamente. Quando però l'infezione persiste nel tempo, si formano lesioni al collo dell'utero che, non curate, possono evolvere in cancro. Per questo la prevenzione è fondamentale, attraverso il Pap test, che rileva la presenza del virus, e con il vaccino per l'HPV.